Cade dentro una tomba con un volo di quasi 2 metri. Paura del cimitero di Merteto. Danneggiate una 20ina di auto nel centro storico di Carrara in pieno giorno. Riparte la distribuzione dell'acqua degli acquedotti lunigianesi gestiti dal consorzio. Aumentato lo stato di malessere dopo la pandemia, in provincia più disturbi depressivi e comportamenti a rischio. Nuovi paletti dal governo per la realizzazione dei lavori con gli ecobonus, la critica di Confartigianato. Più ispezioni nei luoghi di lavoro e maggior prevenzione e informazione, gli obiettivi della regione. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. E come avete sentito dai titoli, cade dentro una tomba sopra ad un teschio con un volo di quasi 2 metri. Momenti di paura al cimitero di Merteto a Massa per una 46enne. Ascoltiamo tutti i particolari in questo primo servizio. Momenti di terrore sabato scorso per un 46enne precipitato dentro una tomba al cimitero di Merteto a Massa. Si tratta di Pietro Pelliccia. Una botola ha ceduto sotto i suoi piedi e si è ritrovato dentro una tomba a fianco di uno scheletro. Con l'intenzione di cercare un parente lontano, mi sono incamminato nel vialetto, avvicinandomi alle tombe per poter leggere le scritte, ha raccontato Pietro. Mi ha incuriosito una tomba molto vecchia, recintata. Essendo il cancelletto aperto, mi sono avvicinato per meglio leggere l'iscrizione. All'improvviso la lastra di marmo che ricopriva la botola si è aperta e sono precipitato nel vuoto, con un volo di quasi 2 metri, portandomi dietro anche i marmi. Il 46enne si è ritrovato così nel fondo della cripta, accanto a lui un teschio. Grande spavento per Pietro, che inizialmente non era riuscito a trovare un appiglio per risalire. Il 46enne ha iniziato poi ad urlare, quando ha iniziato a sentire delle voci di alcuni passanti. Questi, come ha raccontato Pietro, si sono avvicinati e, rendendosi conto di non poter fare nulla per aiutarlo ad uscire, si sono recati all'ufficio all'ingresso del cimitero. Il personale è intervenuto immediatamente con una scala che il 46enne ha utilizzato per poter risalire. Tanto spavento, ma per fortuna niente di rotto. Ho vissuto veramente un momento da film dell'orrore quando mi sono trovata a fianco un teschio, ha concluso Pietro. E poi ho pensato ai rischi. Se mi fosse capitato verso sera, vicino all'ora di chiusura, cosa sarebbe successo? Un incubo. E se fosse capitato ad un'anziana signora? Terribile. La tomba è una delle più vecchie del Camposanto del Merteto, a nome della famiglia Compagni, con un numero in caratteri romani. Danneggiate una 20ina di auto parcheggiate nel centro storico di Carrara, ieri in pieno giorno. A segnalare l'accaduto Forza Italia e Rinascita. Come segnalato da Francesco Turitto e Gian Erico Spediacci di Rinascita, le auto coinvolte posteggiate tra via Solferino, l'angolo di via Verdi e la vicina zona della piscina coperta avrebbero subito graffi e urti di una certa gravità, evidenti anche a occhio nudo. L'attuale amministrazione ha stanziato circa 150.000 euro per la videosorveglianza e sarebbe il caso di utilizzarla in situazioni del genere, hanno commentato i due esponenti. La cosa che più fa riflettere è che gli atti di vandalismo sono stati compiuti in pieno giorno e che i protagonisti del fatto siano riusciti a svolgere il loro compito del tutto indisturbati e alla luce del sole. Riparte lunedì la distribuzione dell'acqua degli acquedotti lunigianesi. Gli utenti potranno effettuare prelievi negli orari consentiti grazie ai lavori del 2021 del Consorzio 1 Toscana Nord. Inoltre sono stati anche installati nuovi strumenti per evitare gli sprechi. Sentiamo i dettagli. Da lunedì 16 maggio riparte la distribuzione dell'acqua degli acquedotti lunigianesi gestiti dal Consorzio 1 Toscana Nord. Gli utenti allacciati alle linee Fivizzana Ulla, Caprio Ponticello, La Piana Filattiera, Groppoli Mulazzo, Bagnone Villafranca potranno effettuare prelievi nei giorni e negli orari consentiti, riepilogati nel calendario irriguo predisposto dal Consorzio.
Con i lavori eseguiti nel 2021 sulle reti per circa 1 milione di euro, ottenuti grazie all'assegnazione di 3 bandi regionali, sono infatti stati installati nuovi strumenti per evitare gli sprechi e controllare i prelievi. Siamo intervenuti partendo da un'attenta ricerca per agire sui tratti più critici con le risorse che avevamo a disposizione, ha spiegato il presidente del consorzio Ismaele Ridolfi. Il nostro impegno rimane massimo per garantire il miglior servizio possibile, compresa la ricerca di nuovi finanziamenti per fare nuovi interventi. Il nostro obiettivo è la riduzione degli sprechi e l'utilizzo appropriato delle risorse. La carenza di acqua, infatti, può rappresentare un grave problema per le colture ed è quindi in questa direzione che si rivolge l'appello dell'ente a un comportamento solidale e responsabile da parte di tutti gli utenti, ora più che mai necessario visto le difficoltà riscontrate dal comparto agricolo, in sofferenza anche a causa di inattesi periodi di siccità provocati dai cambiamenti climatici. I nuovi misuratori di prelievo e le verifiche sulle captazioni consentiranno inoltre agli operatori di effettuare controlli incrociati per assicurare il corretto consumo. Lunedì i magistrati italiani scioperano, probabilmente lo faranno anche i giudici apuani. A mezzogiorno a Palazzo di Giustizia a Roma si svolgerà l'assemblea organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati per fermare la riforma discussa in Parlamento dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Per l'associazione il nuovo testo non ridurrà di un giorno la durata dei processi, ma cambierà radicalmente la figura e il ruolo di magistrato prevista dalla Costituzione. Il Paese ha bisogno di fiducia nella magistratura, hanno commentato Elena Mareschi, presidente della sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Valentina Prudente, segretario della sottosezione dei magistrati, che come prevede la Costituzione si distinguono solo per funzioni, non per carriere. Il Paese ha bisogno di valutare la qualità del lavoro dei magistrati, non solo la quantità. È aumentato il malessere tra le persone dopo la pandemia. A confermarlo un'indagine dell'Ordine regionale dei psicologi. In provincia sono aumentati i divorzi, i disturbi depressivi e di ansia tra i giovani e i comportamenti a rischio come l'uso di droghe e il gioco d'azzardo. Vediamo. Negli ultimi anni la pandemia ha accentuato uno stato di malessere generale tra le persone. A confermarlo un'indagine stilata dall'Ordine regionale degli psicologi. Secondo il report, negli ultimi 2 anni sono aumentate le richieste dei pazienti per il 61% degli psicologi di Massa Carrara rispetto all'era pre-Covid. Sempre secondo i dati, nella provincia si è registrato un incremento dei casi di separazione e divorzio, segnalato dal 25% dei professionisti locali. A soffrire maggiormente di una diffusa condizione di malessere è stata in particolare la fascia degli adolescenti. I disturbi più ricorrenti sono ansia, depressione, seguiti a ruota da problematiche relazionali e disturbi alimentari. Un altro dato preoccupante è il notevole aumento dei comportamenti a rischio, come ricorso a droghe, gioco d'azzardo o quello eccessivo all'alcol e al fumo. Lo segnala il 61% dei professionisti campionati. Una tendenza che si rivela particolarmente in crescita in tutta la costa toscana. Nella scala delle principali preoccupazioni riportate, infine, campeggiano la paura del futuro, il timore dell'abbandono e della solitudine, paura delle malattie e della morte, paura per le relazioni extrafamiliari, paura per i propri familiari e paura di perdere il lavoro. Un quadro composito, ha commentato la presidente dell'Ordine degli Psicologi in Toscana, Maria Antonietta Gulino, che ci restituisce una fotografia dettagliata dello stato di salute psicologica dei toscani durante questi 2 anni di Covid. L'isolamento forzato e le restrizioni in certi casi hanno accentuato problematiche, contrasti e incognite preesistenti, mentre in altri hanno innescato nuovi timori e forme di disagio. Al via martedì 17 maggio la convenzione per l'affidamento di 5.650 esami diagnostici radiologici che la ASL Toscana Nord-Ovest ha stipulato con il centro diagnostico apuano. Come ha spiegato la ASL, la convenzione permetterà di dare risposte a molti cittadini che devono effettuare esami radiodiagnostici e che fino ad oggi non sono riusciti a prenotare.
Nuovi paletti del governo per la realizzazione dei lavori con gli ecobonus. Confartigianato Massa Carrara attacca l'emendamento approvato domenica. Rendere obbligatorio il certificato SOA è inutile e dannoso. Sentiamo. Il governo impone altri paletti per la realizzazione dei lavori con gli ecobonus, che non faranno altro che rallentare la ripresa e mettere in crisi il sistema. A dirlo la dirigenza della Confartigianato Apuana, dopo l'approvazione di domenica dell'emendamento decreto legge crisi ucraina, che va a inserire dei vincoli operativi che diventano insuperabili per almeno 8 piccole o microimprese su 10, escludendole di fatto dal mercato della riqualificazione edilizia. Il punto è semplice, ha commentato Confartigianato Massa Carrara. Si cerca di adeguare al settore privato un modello di controllo che è tipico del pubblico. Si tratta della qualifica attestazione SOA, un certificato rilasciato da enti privati accreditati da ANAC, che si chiamano società o organismi di attestazione. Come spiegato da Confartigianato, per partecipare alle gare d'appalto pubbliche con un valore oltre una certa soglia limite, bisogna possedere questa qualifica che dovrebbe dimostrare la capacità dell'azienda di realizzare l'opera in questione. Ma attenzione, non è un documento univoco, continua Confartigianato. Ogni SOA riguarda l'esecuzione di una precisa categoria di lavori e quindi ci sono oltre una cinquantina di categorie a cui sono poi associate anche classifiche di importo, un meccanismo complesso e farraginoso che nulla ha a che fare con la vera qualifica delle imprese. Adesso, come sottolineato da Confartigianato, verrà esteso l'obbligo di qualificazione SOA per lavori legati agli ecobonus, di importo superiore a 116.000 euro a partire dal 1 gennaio 2023. Così si vanno a escludere tutte le piccole microimprese che di quelle certificazioni non hanno bisogno o non hanno interesse, perché non partecipano ad appalti pubblici e che rappresentano l'80% del sistema economico. Ad oggi questa manovra non farà altro che rallentare il sistema ecobonus. Ed è stato approvato dalla Giunta regionale un stanziamento di circa 5,3 milioni di euro da destinarsi alla continuità e allo sviluppo di progetti che favoriscano l'autonomia e la piena inclusione sociale di persone con disabilità grave che sono prive di sostegno familiare. La misura prevede il finanziamento di interventi di accompagnamento all'uscita del nucleo familiare e di supporto alla vita autonoma in appartamenti supportati. Ed ora appuntamento con la rubrica dalla parte dei consumatori realizzata in collaborazione con la Confconsumatori. Appuntamento ogni venerdì all'interno del nostro telegiornale. L'avvocato Francesca Gallone illustrerà le varie iniziative a tutela degli utenti contro le truffe e ogni altra attività tesa ad ingannare i consumatori. Vediamo di che cosa tratterà stasera. Buonasera, l'argomento di oggi riguarda le bollette del gas, perché sono di questa settimana due recenti buone notizie per due nostri associati, uno della nostra zona di Massa Carrara e uno di Grosseto, che hanno avuto ragione nei confronti appunto di un gestore per quanto riguarda delle maxi fatture di conguaglio del gas. La prima notizia riguarda appunto una sentenza emessa dal giudice di pace di Carrara per un associato della Confconsumatori che ha visto riconoscere l'azione proposta dal nostro associato e gli è stata annullata sostanzialmente una bolletta di maxi conguaglio di circa 4.000 euro per una fornitura di gas di un contatore nella zona di Carrara che era stata addirittura oggetto dell'alluvione che si è avuta purtroppo qualche anno fa nel comune di Carrara. Il distributore non aveva mai fatto delle letture, per cui a distanza di anni gli è arrivato un maxi conguaglio di 3 anni appunto di circa 4.000 euro che è stato contestato appunto perché il contatore era stato alluvionato sostanzialmente sott'acqua per alcuni giorni e per cui ovviamente contestavamo che
ci fosse un malfunzionamento del contatore stesso. Il giudice di pace di Carrara ha dato ragione al nostro associato, per cui ha annullato la fattura, ha obbligato il gestore a restituire i soldi che nel frattempo il signore aveva pagato, soltanto appunto per evitare il distacco della fornitura del gas, sulla base del principio che vige appunto in materia, affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui nel caso di contestazione di una fattura, che è un documento unilaterale proveniente dal gestore, spetta al gestore stesso dimostrare il corretto funzionamento del contatore, e quindi, non avendo dimostrato in sede di giudizio il corretto funzionamento del contatore, anzi essendoci stati degli elementi che facevano fortemente dubitare di questo corretto funzionamento, è stata annullata la bolletta. Stessa vicenda per un utente invece grossetano, il quale aveva una casa appunto che non veniva mai utilizzata nei mesi invernali. Anche a lui è arrivato una lettura, un maxi conguaglio di una fattura. Lui ha fornito la lettura reale del contatore, che era di molto inferiore rispetto a quello oggetto della maxi fattura. Il gestore pretendeva lo stesso i soldi, e in sede di conciliazione ARERA, in questo caso appunto ARERA, disposto l'annullamento della fattura e anzi anche la restituzione di parte di denaro in più richiesto dal gestore all'utente stesso. Quindi queste due belle notizie servono appunto per informare i nostri telespettatori che in caso di arrivo di maxi bollette è bene, in caso appunto in cui ci siano degli evidenti motivi di sospettare che non siano corrette, fare subito il reclamo prima della data di scadenza della fornitura. Nel caso in cui l'importo sia molto elevato, abbiate un RID, revocate anche il RID e attivate tutte le procedure che sono a disposizione dei consumatori, rivolgendovi alle associazioni dei consumatori. Quindi può essere fatto sia il reclamo sia la procedura conciliativa presso ARERA e in ultima istanza anche il ricorso appunto al giudice di pace. Fate le autoletture inserendo appunto i dati dell'autolettura nel sistema del sito internet oppure telefonando al numero verde, perché anche nel caso dei contatori di ultima generazione come quelli teleletti, sia della luce che del gas, in realtà molto spesso si possono verificare delle problematiche sempre a danno degli utenti. Per stasera è tutto, vediamo appuntamento la prossima settimana. È già arrivato in Toscana il mezzo della misericordia con a bordo due mamme e quattro bambini ucraini soccorsi nell'ambito della missione che la Federazione delle Misericordie della Toscana ha portato a termine in Moldavia. Il convoglio, partito sabato scorso, ha trasportato 34 pallets di aiuti umanitari. Poi un furgone della Misericordia ha preso a bordo due famiglie ucraine che avevano trovato rifugio in Moldavia ed è rientrato in Italia, arrivando stamani alle 9:30 a Firenze. Ed il comune di Carrara, insieme a quello di Montignoso, si è candidato ad aggiudicarsi le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei profughi ucraini. Carrara e Montignoso dunque sono in lizza per aggiudicarsi le risorse necessarie all'accoglienza di 16 persone, di cui 10 nel territorio del comune di Carrara e 6 in quello a Montignoso. Oltre all'accoglienza materiale, il progetto prevede anche l'attivazione di percorsi di mediazione linguistico-culturale e l'orientamento e l'accesso territoriale. E generi alimentari, materiale per l'igiene personale come farmaci e prodotti per neonati sono solo alcuni dei generi di prima necessità che partiranno dalla Toscana per l'Ucraina. Sono 45 gli Europallets che, grazie alle donazioni delle associazioni, saranno inviati dalle protezioni civili regionali della zona del conflitto. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare lo spazio alla pubblicità, ma voi restate con noi per tante altre notizie tra poco. La comunicazione pubblicitaria è importante per la tua azienda. Ti fa conoscere, ti fa essere sempre presente sul mercato e ti fa arrivare dove gli altri non arrivano. Pensaci.
DR 6.0 Voyager solo. Amore a prima vista. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori 340 188 6511. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. La fibrosi cistica toglie il respiro. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni settimana in Italia nascono 2 bambini malati. La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica lavora ogni giorno per trovare una cura per tutti. Firma per il tuo 5 per 1000. Sostieni la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Grazie. Più ispezioni e controlli nei luoghi di lavoro e più prevenzione e formazione. Sono questi gli obiettivi della Regione Toscana fissati per il 2022. Vediamo. Nel corso del 2022 saranno potenziate le ispezioni nei luoghi di lavoro e i controlli nei cantieri, ponendo al tempo stesso ancora più attenzione alle attività di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali. È l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, a confermare ciò che è stato approvato con delibera regionale, che contiene 3 programmi predefiniti e specifici sul tema della sicurezza sul lavoro. Programma 6, piano mirato di prevenzione. Programma 7, prevenzione edilizia e agricoltura. E programma 8, prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al lavoro. In particolare, Bezzini ha illustrato la programmazione complessiva delle attività e le azioni avviate, in parte già realizzate, per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2022. Relativamente alle ispezioni ai luoghi di lavoro, la Regione ha fissato per il 2022 un obiettivo complessivo di circa 14.700 aziende da controllare. Inoltre, tenuto conto del forte incremento del numero di cantieri presenti sul territorio, è stato ritenuto opportuno incrementare l'obiettivo dei controlli nei cantieri, fissando il volume di attività pari a 5.000 cantieri, con un aumento rispetto alla programmazione del 2021 pari a 1.000 cantieri. Fondamentale poi la prevenzione. Piani mirati di prevenzione, formazione, informazione e assistenza alle imprese sono i principi cardine per la tutela della sicurezza dei lavoratori del nuovo piano regionale di prevenzione. È stato proclamato uno sciopero per il personale di Trenitalia dalle 3.30 di domenica 15 maggio alle 2.30 di lunedì 16. Le frecce e gli intercity circoleranno regolarmente, ma per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. Lunedì 16 maggio, su iniziativa di Franco Frediani, alle 10.30 in via Beatrice 60 a Massa, si terrà la cerimonia di scoprimento di una targa marmorea in memoria dei fratelli Piccirilli, scultori che portarono la loro maestria nel continente americano. Il giorno di lunedì 16 è stato scelto perché ricorre il 156esimo anniversario
della nascita di Attilio, tra i sei fratelli certamente il più famoso, che inizia a lavorare nel laboratorio del padre a Massa, dove realizza la sua prima opera, un angelo destinato al sarcofago della tomba dei Conti Guerra nel cimitero del Mirteto. A illustrarne la figura il critico dell'arte Silvano Soldano. Alla cerimonia, presenziata dal sindaco Francesco Persiani, parteciperanno anche gli alunni dell'Istituto Felice Palma, accompagnati dall'insegnante Paolo Della Pina. Il Museo Ugo Guidi annuncia l'inaugurazione dello spazio espositivo del Museo Ugo Guidi II a Massa con la mostra di Rodolfo Ceccotti a cura di Clara Mallegni e Antonio Natali, già direttore degli Uffizi. Il Museo di Massa ospiterà una cinquantina di opere scultoree e grafiche in grado di testimoniare il suo sviluppo artistico dagli anni 40 ai 70. L'inaugurazione del MUG 2 è prevista nel periodo estivo in occasione dei 45 anni dalla scomparsa e dei 110 dalla nascita. Info e prenotazioni per visite alla mostra di Ceccotti, aperta fino al 18 giugno, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17 alle 21, scrivendo a direzione @museougoguidi2.it oppure mandando un sms su WhatsApp al numero 393 281603. In occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, musei, archivi e biblioteche della diocesi di Massa Carrara Pontremoli propongono un ciclo di incontri per restituire alla comunità il frutto del lavoro delle recenti attività. Si parte lunedì 16 alle 17.30 presso la Biblioteca Diocesana a Massa. Verrà ricordata da Massimo Bertozzi e Simona Casazza la storica dell'arte e restauratrice massese Ornella Casazza. Domenica 15 maggio alle 16 presso la Biblioteca Civica di Massa in Piazza Mercurio, nell'ambito della rassegna Sfoglia la Primavera, prosegue l'iniziativa Il Libro della Domenica, organizzato in collaborazione con l'Associazione Briciole. Marzia Dati, dottore di ricerca in letteratura nordamericana e presidente della filiale italiana della Dickens Fellowship, guiderà alla lettura dei Fantasmi di una vita di Hilary Mantel, libro selezionato dal The New York Times come uno dei 50 migliori memori degli ultimi 50 anni. Domenica 8 maggio si è tenuta a Barbarasco, nel comune di Tresana, l'Urban Fit organizzata dall'Associazione Arcobaleno della Vita, che si occupa dei diritti del malato oncologico. Il gruppo ha portato circa 100 persone sulle strade di Tresana e il percorso si è snodato dal Parco Fiera di Barbarasco fino al Castello Malaspina, dove il gruppo si è dedicato alle attività di zumba e danza. Riapre la circolazione da lunedì 16 maggio la strada provinciale 33 di Gigliana nel comune di Filattiera. Sono infatti terminati i lavori di posa in opera dei tiranti riguardanti i lavori di ripristino e consolidamento del tratto di strada. La nuova ordinanza adesso prevede, per consentire di proseguire l'intervento, l'istituzione di un senso unico alternato che resta in vigore fino al 25 giugno o comunque fino al termine dei lavori. Ci sarà tempo fino al 15 giugno per presentare domanda e partecipare all'avviso pubblico per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il ministro Franceschini ha firmato il decreto che consente alle regioni di prorogare la scadenza, che dunque viene spostata dalle 16.59 del 23 maggio alle 16.59 del 15 giugno.
Lunedì 16 maggio verranno effettuati i lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente il comune di Pontremoli. Dalle 14 alle 18 verrà sospesa dunque l'erogazione dell'acqua potabile in via Giuseppe Mazzini, via Pietro Cocchi, via Malaspina e via Belmesserie. Vediamo adesso che tempo farà nei prossimi giorni con il bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 14 maggio. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli, mare quasi calmo. Domenica 15. Nuvolosità variabile, temperature stazionarie, venti da deboli a moderati, mare poco mosso. Tendenza a giorni successivi. Tempo stabile, temperature in aumento, venti deboli, mare quasi calmo. Per maggiori informazioni visita il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Termina qui il nostro giornale, non mi resta che augurare dunque a tutti voi una splendida serata e un appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.